Vediamo come preparare una batteria a carica secca. Queste sono batterie, questa nella fattispecie è una batteria per moto, 12 volt 8 A. Nella confezione troviamo la batteria sigillata, le istruzioni e i contenitori dell'elettrolito. Allora, per prima cosa apriamo la busta che contiene l'elettrolito. Allora, come vediamo, sono 1, 2, 3, 4, 6 contenitori uniti insieme e sigillati con questo alluminio. Non bisogna togliere l'alluminio prima del tempo perché funziona così. Si prende la batteria, si leva il sigillo. Ecco qua. Se vediamo qui, ci sono dei beccucci. Questi, una volta che noi andremo a sistemare i contenitori dell'elettrolito sulla batteria, romperanno i sigilli e faranno cadere l'elettrolita. Posizioniamo in corrispondenza dei buchi i beccucci e premiamo. Ci vuole un po' di forza. In questo modo si sono bucati i sigilli. E come vediamo l'elettrolita comincia a scendere, si produrranno delle bollicine. Tutto il liquido dell'elettrolita, l'acido, è defluito nella batteria. Per far defluire più velocemente il liquido potete anche praticare dei forellini con uno spillo su questo lato. Allora, tiriamo via i contenitori una volta che tutto il liquido è defluito e la batteria è carica. A questo punto bisogna prendere questo tappo, praticamente sistemarlo sulla sommità della batteria e premere forte in modo tale che la batteria sia sigillata. In realtà è buona norma, almeno da quello che mi dice il ricambista, attendere circa un'oretta di modo tale che la batteria, gli elettroliti, l'elettrolita faccia reazione con le piastre di piombo. E in questa reazione sviluppa dei gas, quindi magari lasciarlo aperto per un'oretta serve a evitare che questi gas entrino in pressione in caso non funzionino bene gli sfoghi che sono qui. Quindi attendiamo un'oretta, sigilliamo e la batteria è pronta.